Parte in questo momento la prova, il passaggio alle atlete dal secondo giri numero uno, l'ultimo giro sottolineato dallo squillo della campana. Precedenza, tempo, sarà quindi nostra stremura pubblicare i tempi indicativi realizzati dalle singole batterie. Tutti io dirò che è rispettoso, ho consenso di capire lo svolgimento della gara, come si comporta sul campo le batterie. Atleti della batteria numero 2. Parte adesso la loro prova, anche per loro questo breve tratto di percorso alla partenza, un giro che da avere ovviamente non tempo possibile, ci si vuole ambire al di là del passamento all'interno della propria crisi, proseguire lo svolgimento di questa prova sprinter. Atleti che stanno già affrontando la curva che fa rientrare tutte loro sulla rettilineo d'arrivo, ne vediamo già la volata finale e tra breve saremo in grado di comunicare anche il loro tempo di riferimento 34 e 50, ripeto 30. Regolare questa volta la partenza per la batteria numero 3 delle 5 in programma per la Corea della prova del giro sprint, che stanno correndo la rettilinea contrapposta a quello del traguardo, gli ultimi metri che separano ormai il traguardo conclusivo per formare il traguardo, puntualmente a registrare per coprire questa distanza prevista. Tempo di riferimento per loro 33 e 86, 33 la forma regolare questa volta la prova per questa batteria. Sono infatti all'arrivo con un tempo di riferimento di 32,65. La partenza per l'ultima batteria in programma sul percorso di gara di Rio Grande do Sul. Alessi, Paroni Viola, Filippa Sofia, atlete che una volta fine indiano stanno affrontando il rettilineo che porterà tutte quante loro nell'ultimo turno prima di imboccare per uno sforzo conclusivo il rettilineo finale sul traguardo che porterà alla conclusione della nuova prova sprint. Siamo alle battute finali, tempo di riferimento per loro di 33 e 80. Giuseppia, prima batteria con i seguenti atleti, numero 73 Ariano Giorgia, che sta guidando la batteria sul percorso, 35 Vegliani Giulia, 35 Vegliani Giulia, 205 Vanetti Martina e 19 Zaffaroni Viola. Ricordiamo che per superare il turno bisogna conquistare una delle prime due posizioni all'interno della propria batteria, pertanto sono inutili a questo punto i tempi di riferimento. Per superare il
abbiamo per comunicare i nomi dei 16 atleti, che per il signor Maschi abbiamo superato il turno, la maschera si chiama Massimo Vai, viene ammonita la concorrente numero il primo sicuro, poi cinque. Partenza regolare, questa è una batteria, si andrà ad eliminare in modo preciso l'ordine di partenza delle due semifinali che vedremo in partito del programma gara. Gruppo super compatto in questa fase della prova di Santa della skating di Castellanarda, portati la pilota Giorgia, componente numero 40, avrà i tempi a guidare questa prova in prossimità delle ultime fasi conclusive della gara, ed ecco l'arrivo sul traguardo in questo momento. Parte con regolarità la prova per sinistra, pilota Crippa Bellani, importantissimo. Rivediamo le prime due posizioni, a prendere la guida della gara c'è un testa a testa tra pilota Giorgia e Crippa Sofia, che permane invariato anche in questa fase della prova, entrambi in contemporanea. No, c'è un chiuso in questo istante da parte della concorrenza che allunga direttamente sulla sinistra avversaria. Siamo allo sprint conclusivo, ribadiamo, le prime due superano e volano alla fase finale. Parte adesso la semifinale numero 2, ieri della nostra pista di Rippa Monti sul percorso di gara, atlete che stanno più spesso della cantata e glielo prende la guida della gara, ma come possiamo vedere grande equilibrio in questo momento nel contesto di questa seconda semifinale. Due nomi delle finaliste sono già stati segnati dai giudici, gli altri due verranno segnati al termine di questa gara. Siamo allo sprint conclusivo, tutta la disputare questa semifinale, per arrivo in questo momento che porta a partita in questo istante la finale Union Femine, Iello Pedro Barbusse e Sinisi, questo istante sul percorso di gara Iello a prendere la gara, in seconda posizione Barbusse Rebecca, terza posizione per la concorrente di concorrenza Pippa Sosa, chiude il quartetto di finalisti la concorrente del Carnaro Schiacci che si rischiava. Siamo all'ingresso del fino a questo momento della gara, siamo allo sprint conclusivo, un traguardo che vale il titolo di campione regionale per il giro sprint di categoria.